Bentrovati su Family Economy People, la nostra rubrica dedicata ai temi dell'educazione finanziaria. Stiamo facendo una gran bella intervista insieme a Paola Perna. Paola, grazie mille per essere qua con noi quest'oggi. Buongiorno, grazie a voi. Con Paola è docente di comunicazione all'Università Cattolica di Milano, nonché consulente di The Bravery Store, è esperta appunto in comunicazione in ambito finanziario. Abbiamo già fatto nella prima intervista, che nel caso non l'aveste vista vi invito a rivedere, una disamina di quanto sia importante oggi l'educazione finanziaria e di quali possano essere il ruolo dei vari soggetti. In questa seconda parte, Paola, vorrei davvero entrare nel cuore della comunicazione, di come si comunica la consulenza finanziaria e da un lato quanto sia importante riuscire a fornire al cliente finale comunque un minimo di alfabetizzazione, il minimo per capire quello che un consulente, quello che un dipendente bancario va a consigliargli, e quindi comunque il famoso ABC, che cos'è l'inflazione, la differenza fra azioni e obbligazioni, che cos'è il concetto di rischio, che in finanza è più che altro un concetto di volatilità e non solo di perdita in senso probabilistico, e dall'altro quanto è importante davvero fare una corretta comunicazione proprio per avvicinare tutti i nostri concittadini a un tema così delicato ma così importante quale quello della finanza. Allora, io quando sento qualcuno che dice «Ah, guarda, non mi parlare di numeri, perché io di numeri non capisco niente», mi viene da pensare «Beh, ma allora non puoi neanche gestirti una casa, non puoi accendere la caldaia, non puoi fare delle cose estremamente banali, no? Perché vantarsi di non capire nulla di numeri?» È quasi una sorta di snobismo. Ecco, questo è un tema importante che fa parte della nostra cultura, con cui noi dobbiamo assolutamente fare i conti, e chi si occupa proprio di numero deve riuscire a far capire qual è il collegamento del numero con la realtà che lo circonda. Questa cosa è molto importante anche perché la comunicazione finanziaria, che avviene appunto mediata, come giustamente dicevi, allo sportello, mediata dal promotore, dal consulente, no? Da qualcuno che prende una strategia aziendale, che prende le sue conoscenze in materia di dinamiche globali e la deve tradurre in una buona argomentazione per costruire anche insieme al cliente un percorso, un portafoglio, no? Una serie di azioni che servano, per esempio, a mettere in sicurezza una famiglia, un'azienda o un patrimonio. Ecco, la comunicazione così mediata, se non è utile, non passa. Io ho tanti anni che lavoro nel settore della comunicazione, che mi batto proprio per dire le cose che servono, perché se una cosa non servono, sono parole al vento, è meglio tacere. Quindi riuscire a costruire all'interno di aziende che si occupano di finanza, di prodotti nelle banche, no? In tutto, chiunque abbia a che fare con prodotti finanziari o pacchetti che vanno verso un cliente che può essere non esperto, devono veramente far percepire l'utilità, cioè mettersi dalla loro parte. Uno dei mali peggiori, quindi, proprio che una delle cose che più limitano il diffondersi di questa cultura è l'autoreferenzialità, no? Io ti presento il mio prodotto e proprio perché ho un grande marchio, no? Sono una grande banca, un grande fondo, allora tu devi fidarti. No, perché non è un tema di fiducia, è un tema del se va bene per me. È come un vestito, è un qualcosa che deve essere all'interno di un percorso e avere un significato, un senso e un impatto su un percorso specifico del cliente. Quindi questo credo che si possa assumere come buona regola, no? Uscire da se stessi per cercare di mettersi nei panni dell'altro. Allora Paolo, hai detto un concetto che mi ha molto ricordato l'incontro che ho avuto con il premio Nobel Richard Taylor nel 2019. Noi abbiamo avuto la fortuna di portarlo in Italia, parlando appunto di finanza comportamentale. Abbiamo fatto un grande evento nel 2019 al Teatro Dal Verme. Me lo ricordo con emozione perché era l'ultimo grande evento fisico. Poi da lì in poi ovviamente è cambiato il mondo. E lui, parlando proprio di educazione finanziaria, come fare, ha detto che la parola magica è just in time, cioè parlare effettivamente quando serve al cliente. E giustamente, come dici anche tu, bisogna mettersi nell'ottica del cliente, non prepararsi un bellissimo discorso di tecniche di vendita che decanti il prodotto, perché non riuscirai a colpire il centro, ovvero l'interesse del cliente. In questo mi aiuti a fare un passaggio in più del come si può costruire uno storytelling efficace per dare davvero una mano al consulente finanziario di riuscire a comprendere innanzitutto quelle che sono le esigenze
esigenze del cliente, ma poi dargli risposte in modo comunque coeso, condiviso e importante. Allora, lo storytelling, come tu sai, è raccontare una storia, o comunque fare alle persone un percorso per raggiungere un determinato obiettivo. E quindi non è una storiella, no? Ma è veramente un percorso che ha un metodo ed è fatto di una serie di componenti. Lo storytelling, in particolare su questi temi, secondo me deve avere una caratteristica molto importante: deve riuscire a mettere insieme forma e contenuto in modo coerente. Quando ho cominciato a lavorare in questo ambito, si parlava di tecniche di comunicazione, no? E ti insegnavano, no? Molta la formazione, in modo anche forse un po' ingenua, ti insegnava come comunicare bene in modo solo formale, cioè quali tecniche formali tu dovevi avere per essere sorridente, no? Fare anche la comunicazione pubblica, senza ricordarsi o comunque trascurando il fatto che la cosa importante è che ci sia coerenza fra forma e contenuto, e che quindi qualunque percorso di comunicazione deve essere prima di tutto uno studio dell'obiettivo che tu vuoi raggiungere, poi dei contenuti a supporto che tu hai e poi della forma migliore per comunicare, no? Quindi lo storytelling è generare curiosità e generare consapevolezza a persone che questa curiosità e consapevolezza non ce l'hanno. Mi spiego meglio: noi, se non sappiamo niente di un argomento, e questo lo insegnano gli scienziati, quelli che studiano le dinamiche anche neurologiche dello storytelling, cioè cosa sta dietro, no, la nostra passione per le storie, scopriamo che noi ci appassioniamo a un argomento di cui conosciamo qualcosa, ma non conosciamo tutto. Cioè sappiamo che qualcuno ne sa più di noi, oppure pensa, non so, anche banalmente, no, quando ti appassioni a una serie TV, ti appassioni perché cominci a intuire delle cose, ma non le hai ancora chiare, quindi puntata dopo puntata segui un percorso. Ecco, la curiosità nasce solo quando noi qualcosa già sappiamo, e quindi questo vuol dire che se noi non abbiamo gli strumenti, no, per comprendere il mondo, i mercati finanziari, tutto questo mondo, e la colpa è anche di chi li fa, no? Di chi li vive, che comunica solo in modo tecnico, noi non ci incuriosiremo mai, non andremo mai oltre per capire. Recentemente in un manuale nel quale io ho scritto un contributo sulla comunicazione finanziaria, aggiungevo una cosa che sento molto, cioè che non esiste solo la comunicazione di tipo obbligatorio, no? Quella che le aziende devono fare, e una comunicazione volontaria, ma io l'ho chiamata la comunicazione necessaria, cioè tu non puoi esimerti dall'essere parte di questa società, no? E quindi di provare a raccontare le cose per come devono essere raccontate e nel modo migliore rispetto ai pubblici, che non sono più solo quei pochi dei tuoi mercati, ma che sono tutte le persone, dai bambini anche in un momento di allungamento della vita. Quindi tu hai delle esigenze finanziarie mutevoli per tutto il percorso della tua vita. Pensa alle aziende come cambiano, pensa alla pandemia, che tipo di assetti ha modificato. E tu non puoi avere sempre quell'attrezzo lì solo, no? Ma devi continuare a inserire nuovi attrezzi nella tua scatola per poter guidare in questo mondo, no? Un'azienda, per esempio, pensa a quanto cambia la figura del CFO in questo momento, che cosa è diventato un CFO oggi, ma quanto meno tematiche finanziarie e più umane si sta trovando ad affrontare. Ma Paola, visto davvero i concetti che stai raccontando, che sono verissimi e entri proprio nel meandro, no, di tutto ciò che riguarda la comunicazione nell'ambito dell'educazione finanziaria, un consiglio da esperta: quali sono i settori da cui si può attingere o quali espedienti sono a disposizione della finanza e in particolare dell'educazione finanziaria per raggiungere i cittadini? Non ne farei un tema di strumento. Guarda, io credo che la parola chiave sia l'intenzione. Cioè, mentre oggi tutti dicono resilienza, no? Io non amo la resilienza, non è la mia parola. La mia parola è intenzione, cioè tu devi voler comunicare. Poi lo strumento lo trovi, perché puoi comunicare ai giovani con i loro strumenti, ma puoi entrare nella scuola, puoi entrare sui social, puoi entrare nella tecnologia, puoi fare veramente... Noi oggi abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, no? Se pensi alla quantità di strumenti. Quello che noi non abbiamo è la consapevolezza di come trattare i contenuti perché si adattino a tutti questi strumenti, no? Quindi pensa a una cosa strana: quando guardi un bilancio, i numeri, che sono il cuore delle aziende, sono sempre rappresentati allo stesso modo. Trovi curve, istogrammi,
forse qualche torta, no? Cioè si è evoluto tutto il nostro mondo, tutta la comunicazione, cioè si sono evolute tutte le forme di narrazione, tranne quella. Quindi noi continuiamo ad avere solo un set molto limitato di strumenti per comunicare, e finché comunichiamo così non verremo ascoltati, perché sembra quasi che quella cosa lì non si sia evoluta, mentre tu un tema finanziario lo puoi comunicare con un'immagine, lo puoi comunicare facendo capire, come ti dicevo prima, l'impatto sulla società che ha una certa, un certo argomento. Quindi ecco, il problema non è capire quale strumento, ne abbiamo più strumenti di quanti ne sappiamo maneggiare, ma dobbiamo avere l'intenzione, cioè capire che cosa vogliamo dire a ciascuna categoria di stakeholder, e oppure provare ad attrarne di nuove, facendo anche dei test, ma mettendo in connessione l'anima vera dell'azienda, il core business, no? Il tuo prodotto finanziario con le persone, con il lato umano, perché oggi, e appunto post pandemia, sappiamo che questa cosa è la chiave, no? Per aprire. Ma e questi concetti che ci racconti, Paola, cioè soprattutto il tema dell'intenzione, della volontà di migliorare le cose, di fare delle cose anche per un bene proprio, ovviamente, per avere un futuro, garantirci un futuro, e il tema anche dell'impatto sulla società, sono temi che davvero avvicinano il tema dell'educazione finanziaria al tema molto più ampio della sostenibilità. Si parla ovviamente molto, e oggi sono a cuore gli investimenti sostenibili, tutto ciò che è sostenibile. Ti chiederei davvero nella terza intervista di approfondire questo argomento, come l'educazione finanziaria come elemento all'interno del concetto di sostenibilità più ampio. Quindi grazie Paolo davvero per questi contributi finora sulla comunicazione, e appuntamento alla prossima intervista. Grazie a voi. Per vedere tutte le puntate di Family Economy, seguici sui nostri canali social, alla pagina Facebook, Instagram e YouTube Family Economy, e su familyeconomy.it.